Una buona serata, edizione della notte del nostro telegiornale. Che apriamo andando a Chieti, dove continua il dibattito e la polemica politica sul futuro dell'ospedale di Colle Dallara. Questa mattina si è svolto un consiglio comunale straordinario, a cui hanno preso parte anche esponenti regionali e vertici dell'Agenzia Sanitaria Regionale e della ASL di Chieti. Sul tavolo, il project financing per il nuovo. Nosocomio è la disputa sul DEA di secondo livello, il servizio è di Alfredo Primante. Io non riesco a capire perché c'è questa continua intromissione sulle istruttorie che invece debbono essere lasciate in mano ai tecnici. Completata l'istruttoria, noi dobbiamo rivolgere ai proponenti le criticità che i tecnici hanno sollevato e vedere se i proponenti vogliono recepirle o vogliono abbandonare. La politica, a mio avviso, deve soltanto dire se c'è bisogno oppure no di un nuovo ospedale a Chieti, non deve entrare nei tecnicismi del RUP, delle valutazioni degli esperti, quello lo fanno i tecnici. L'assessore alla Sanità Silvio Paolucci apre alla possibilità di modifica il project financing per il nuovo ospedale di Chieti, anche se resta ferma la volontà politica della giunta guidata da D'Alfonso di proseguire sul progetto Maltauro. Nel consiglio comunale straordinario di Chieti, chiesto dal comitato cittadino per la salvaguardia del nosocomio di Colle dell'Ara, le differenti visioni sul futuro del nuovo clinicizzato sono state evidenti, con Forza Italia che chiede di abbandonare il project di Maltauro per avviare uno ex novo su presupposti differenti e con i 5 Stelle che invece bocciano a prescindere l'intervento del privato chiedendo alla Regione Abruzzo di adeguare l'ospedale con fondi pubblici attraverso l'utilizzo di cassa depositi e prestiti. Le posizioni del sindaco di Chieti Umberto Di Primio e quelle del capogruppo PD di Chieti Luigi Febo. Il project ormai è un discorso chiuso ritengo a causa della inerzia di chi avrebbe dovuto in questi tre anni fare qualcosa e soprattutto a causa della conflittualità che esiste persino All'interno degli uffici dell'AS e dell'AS con la, la regione. Abbiamo una certificazione che ci dicono che le palazzine F e C sono pericolose sotto il profilo sismico. Quindi, noi chiediamo in maniera pulita e nitida che la regione, con la decisione propria, ci realizzi un ospedale nuovo su Chieti. Parti più vicine invece quando si discute del DEA di secondo livello. Sia Chieti che Pescara non rispettano i criteri di legge quindi è necessario un accordo che metta insieme finalmente l'intera area metropolitana. Chieti, dal canto suo, però, chiede la valorizzazione delle eccellenze del rapporto con l'università e con la facoltà di medicina. Invece a far discutere l'istituzione della centrale unica dell'emergenza urgenza, Chieti e Pescara rivendicano la struttura. Il capoluogo adriatico con il nuovo pronto soccorso in fase di realizzazione, quello ha con la centrale già in essere è oggetto di investimenti fatti poco tempo fa. L'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci propone invece un compromesso. L'installazione nell'aeroporto d'Abruzzo per gestire anche le calamità naturali. In realtà noi dobbiamo costituire una rete di emergenza di secondo livello che per poter portare e centralizzare le acuzie e soprattutto i tempodipendenti per quanto riguarda la rete cardiovascolare a Chieti e per quanto riguarda quella legata alla neurochirurgia e dunque la testa a Pescara ha bisogno di un unico comando perché altrimenti ci sarebbe sempre uno smistamento filtrato a danno dei cittadini. Questa è l'utilità della centrale unica. Siamo convinti che debba essere dotata anche dalla possibilità di intervenire in caso di maxi emergenze. Parliamo del sismo o di ulteriori max emergenze possano verificarsi e vorremmo discutere della possibilità di trovare nella soluzione dell'aeroporto una soluzione che possa garantire anche le max emergenze. Ci spostiamo a Teramo questa mattina, eh, visita del sottosegretario ai beni culturali Ilaria Buitoni che ha visitato la città accompagnata dal sindaco Maurizio Brucchi e dal consigliere regionale Luciano Monticelli. Durante il sopralluogo al Teatro Romano l'associazione Teramo Nostra ha consegnato al sottosegretario un dossier sui ritardi per il recupero dell'importante bene archeologico Tania Bonnici Castelli. La vostra cattedrale è semplicemente stupenda. Con questa esclamazione spontanea e sincera è iniziata la visita a Teramo del sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ilaria Borletti Buitoni. L'onorevole Buitoni ha scelto di essere in città per godere del panorama culturale teramano e per affrontare alcuni temi spinosi del territorio, come il problema della biblioteca ex provinciale Delfico, ma soprattutto quello della ristrutturazione del teatro romano che stenta ancora a decollare. Quando un territorio come Teramo, importante e colpito dal terremoto, chiede una visita, secondo me è sempre giusto rispondere rapidamente e positivamente. Quindi ascoltare quello che oggi verrà detto, ascoltare quelle che sono le richieste da parte delle istituzioni di Teramo, portare la presenza del Ministero, che ricordo essere forte e presente in tutto quello che riguarda il post-terremoto. Pur ben presente che è stato immenso il danno al patrimonio culturale, quindi si fa quello che si riesce a fare, però ci siamo e quindi sono contenta di essere qui. Il Teatro Romano mi pare un'opportunità straordinaria per la comunità di Teramo, quindi io so che da parte del nostro Ministero ci sarà tutta la collaborazione possibile ma poi ripeto sono qui perché mi hanno chiesto di venire e l'ho fatto subito e molto volentieri perché questa è stata una comunità profondamente colpita Al termine della visita al Teatro Romano di Teramo le associazioni di quartiere Teramo Nostra hanno consegnato al sottosegretario Boitoni un dossier sui ritardi e le incongruenze che da vent'anni bloccano il progetto di recupero del bene archeologico tra i più importanti del centro Italia Vigilerà su questo progetto del Teatro Romano? Se ci sono ritardi o se ci sono incongruenze con quello che è il percorso che è stato stabilito prometto di intervenire perché non è giusto che ci siano e perché mi pare che ormai ci sia una convergenza sul progetto, quindi i ritardi possono essere solo di natura burocratica e naturalmente questo va sempre evitato con tutte le forze possibili. Una volta che c'è stata questa convergenza da parte del Ministero non c'è ragione che questi ritardi ci siano. Cronaca adesso a quattro mesi dall'avviso di conclusione dell'inchiesta Stralcio sui contratti full service dell'azienda Teramana Gommeur con Arpa e Atac. La procura di Teramo ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per i vertici del gruppo Massi Ettore, per l'allora direttore generale dell'Arpa S.P.A. e per l'allora responsabile della direzione superficie dell'Atac di Roma, che a vario titolo devono rispondere ai reati che vanno dalla corruzione all'abuso d'ufficio. L'inchiesta è uno Stralcio di quella per evasione fiscale e truffa ai danni dell'Atac di Roma e dell'Arpa Abruzzese che ad aprile avevano portato a processo i vertici del gruppo, eh, processo quest'ultimo che si aprirà domani al Tribunale di Teramo. 43 milioni di euro sono a disposizione per la bonifica di 40 siti in Abruzzo che sono stati interessati da discariche, per le quali lo Stato ha già subito una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. A margine dell'annuncio, il sottosegretario Mario Mazzocca ha ribadito il no alla realizzazione di impianti di incenerimento nel territorio regionale. Vediamo. Sono tre procedure, nell'unico caso dei. Siti eh, inquinati da bonificare ha comportato una sanzione eh, quantificata eh, nel eh, 2014 in 10 milioni di euro, più 200 mila euro ogni semestre di mancata bonifica. Eh, riguarda 25 siti individuati nel 2009 sulla scorta di un'indagine della forestale. Eh, estesa sul tutto il territorio nazionale, fin dal luglio del 2014 siamo riusciti a recuperare un importante finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente di circa 14 milioni di euro, eh, che insieme ad altri fondi che sono pervenuti dal, eh, dallo Stato con una delibera cipe eh, e anche impegnando dei fondi che abbiamo inserito nel master plan per oltre 12 milioni di euro, noi investiremo questi 40 3 milioni di euro circa per, in primo luogo, chiudere il tema della procedura di infrazione che costa all'Italia e anche all'Abruzzo una eh, sanzione importante e soprattutto di non prendercele altre due, che eh, quella sulle discariche da mettere in sicurezza e quella sull'adeguamento del piano di gestione dei rifiuti eh, si trovano ancora in una fase eh, interlocutoria che tornando al piano dei rifiuti si basa, punta sull'economia circolare dunque ancora un no fermo alla presenza di un inceneritore in Ambruzzo. Sì, certamente, noi stiamo per andare in giunta con eh, come avevamo eh, previsto, con eh, la richiesta di modifica del decreto legislativo perché siamo riusciti a dimostrare come la quantità di eh, rifiuto residuo che si produce in Abruzzo non è eh, assolutamente compatibile con la eh, gestibilità e funzionalità di un eh, impianto di incenerimento di qualunque tipo esso possa essere concepito. A cinque mesi dalla Valanga che ha distrutto l'hotel Rigopiano, il Comitato delle Vittime si è riunito in preghiera a pochi passi dalla tragedia ed ha ribadito il forte dissenso verso il cosiddetto turismo macabro contro il quale sono già state predisposte delle ronde. Nessuno dicono deve profanare il luogo del dolore. Il servizio di Vestina News. Sono passati cinque mesi da quel 18 gennaio quando una valanga ha completamente spazzato via l'hotel Resort Ricopiano, provocando la morte di 29 persone. E ieri, 18 giugno, il comitato vittime di Ricopiano si è riunito sul luogo della tragedia in un momento di preghiera e per attuare delle ronde, così da denunciare con una documentazione fotografica chiunque si recherà sul luogo per un selfie dell'orrore, come avvenuto nei giorni scorsi. Cerchiamo di fare questa bonifica a mani nude, almeno per la prima fase, so che sarà un po' più costoso ma è, è doveroso farlo, le cose più preziose abbiamo perse il 18 di gennaio, abbiamo i ricordi, i ricordi che sono rimasti là, là sotto, che potrebbe essere l'indumento indossato la sera prima, la valigia, il, il, la, la catenina, qualunque esso sia che ricorda il nostro... Il nostro il nostro caro, avendo saputo che i carabinieri avevano finito la, la sorveglianza H24 abbiamo detto ma adesso chi si prende cura di questo posto, chi si prende cura dei nostri ricordi, abbiamo detto più volte, abbiamo chiesto più volte la possibilità di sorvegliarla H24, al che la, la cosa è stata in, impossibile, non per chiamiamo i motivi, abbiamo deciso con un, diversi, con un comunicato di, di, di farlo noi. Poi adesso facendo questa ronda eh, fa, fatta di tornazioni di famiglie possiamo soltanto verificare che se non si, non si sono state eh, eh, infrazioni per entrare all'interno. Sceglieremo delle postazioni dove poter stare fissi. Il sabato e la domenica saranno quei due giorni che avranno sicuramente più interesse i, i turisti del Macabro e quindi lì saremo più, più attenti Nel pomeriggio appena per gli 80 anni della Costituzione del Comitato della Croce Rossa italiana della città vestina c'è stata l'intitolazione della sede a Gabriele D'Angelo cameriere dell'hotel Ricopiano, anch'esso vittima della valanga Gabriele D'Angelo era una persona straordinaria come poi tra l'altro erano tutti e 29 le vittime ma Gabriele D'Angelo ha dimostrato eh, la passione eh, per, per un, la dedizione per un lavoro, quello di, di prestare soccorso a, a, alle persone e lo faceva a titolo completamente Gratuito a tempo, a tempo eh, perso, diciamo, nel, nel lobby, lobby, mentre una persona, un ragazzo normale, va a giocare a calcetto, esce con la ragazza, va bene la birra, lui eh, faceva la, la turnazione in ambulanza. Lo vuol dire che aveva un grande cuore e questo grande cuore noi lo vogliamo ricordare. Da oggi Mario Nunez di Abruzzo Civico non è più il vicepresidente della provincia di Teramo, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo gli attacchi politici di una parte del Partito Democratico Teramano. Resta però in maggioranza. Mario Nunes, consigliere provinciale di Abruzzo Civico, ha rassegnato le proprie dimissioni da vicepresidente della provincia di Teramo. Una scelta personale, fatta nell'ottica di rafforzare l'armonia politica all'interno della maggioranza di centrosinistra in provincia, dopo lo strascico di polemiche partite dal consigliere del PD Maurizio Verna, che rivendicava per sé la vicepresidenza. È stata una riflessione, devo dire, lunga ma non lunghissima. Non ho accettato un diktat, ma è stata una scelta di responsabilità e per chi mi conosce e conosce il gruppo da cui provengo, la responsabilità a volte eh, comporta delle scelte controcorrente. È una scelta soprattutto in vista di un miglioramento di quello che può essere un lavoro qui in provincia che in questi ultimi mesi veniva visto più in una lotta interna tra una parte del Partito Democratico e Abruzzo Civico e invece non emergevano come dovevano i meriti di questa amministrazione provinciale di un gruppo facente con a capo il Presidente Renzo Di Sabatino ma un gruppo di consiglieri, assessori, delegati che sta lacrimente lavorando per il bene di questa provincia. Il futuro come sarà? come dicevo nel comunicato il mi, mio a disposizione del presidente a disposizione di questa maggioranza e abruzzo civico in provincia come si porrà Abruzzo Civico in maniera coerente rimarrà disponibile all'ascolto, al confronto serio, maturo, di persone che però hanno bisogno di guardarsi negli occhi e di parlare e non di fare azioni trasversali. Un clima politico avvelenato causato da una parte del Partito Democratico di Teramo, rappresentata dal consigliere Verna, che da mesi si scaglia contro l'ambiguità di Abruzzo Civico e chiede al presidente della provincia di rimuovere il suo vice Nunes. Di Sabatino da parte sua non si è mai piegato al dictat del suo partito. Qual è la sua valutazione sul presidente della provincia, Renzo Di Sabatino? Una valutazione assolutamente positiva di una persona che a mio avviso si è dimostrata coerente, responsabile. Eh, ho potuto scoprire, stando lì vicino come vicepresidente, una persona molto preparata e soprattutto pronta ad entrare in maniera rapida in, su tutti gli argomenti e su tutte le tematiche che attraversano il mondo provinciale. No allo Jussoli e Pugno di Ferro contro l'immigrazione clandestina sono queste le linee guida del Movimento Nazionale per la Sovranità che questa mattina ha fatto il suo debutto ufficiale in Abruzzo con la presentazione del Partito a Pescara. A cui hanno partecipato il presidente Francesco Storace e il segretario nazionale Gianni Alemanno di cui ascoltiamo l'intervista. Noi siamo ovviamente oggi protesi alle elezioni regionali che si preparano e anche alle elezioni politiche nazionali, dove ci auguriamo che il Centro Resto sia unito ma senza compromessi a ribasso. Ripeto, noi dobbiamo partire dai diritti degli italiani, se non difendiamo i diritti degli italiani non c'è nessuna speranza di futuro per i nostri figli. Bisogna lavorare, certo, bisogna lavorare per un Centro Resto unito senza compromessi a ribasso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi possiamo confrontarci da Forza Italia, dalle formazioni che hanno hanno votato per il no referendum eh, fino alle formazioni di destra, però il tema, che ci sono alcuni fatti su cui non si può discutere, la nostra critica all'Unione Europea, la nostra critica alla globalizzazione, la nostra volontà di bloccare l'immigrazione, in questo caso solo misure drastiche possono eh, dare dei risultati, noi riteniamo che si debba fare un blocco navale davanti alle coste libiche, non è impossibile, si tratta di bloccare i barconi e di riaccompagnarli ai porti di provenienza, se si fa questo in giro di Poche settimane l'immigrazione viene bloccata e il Mediterraneo torna ad essere un mare controllato dalla nostra Marina. Se invece si continua a portare gli immigrati qui in Italia, diventa impossibile rimandarli indietro. Noi sappiamo che circa l'80% dei cosiddetti rifugiati, e richiedenti asilo, sono sostanzialmente dei clandestini per motivi economici, quindi vanno rimandati a casa, ma mancano, mancano i soldi e l'organizzazione per fare questo. E ci spostiamo all'aquila in vista del ballottaggio. Il nome di Pierluigi Biondi come primo sulla scheda elettorale al secondo turno. Oggi l'estrazione. Biondi, biondi il primo <ride> e. E riedetto. Sarà Pierluigi Biondi il primo nome che comparirà sulla scheda elettorale per il ballottaggio di domenica 25 giugno. Oggi in comune è il sorteggio. Nessun apparentamento, inoltre, come è noto, è stato presentato nei termini previsti dalla legge e, dunque, di Benedetto e Biondi concorrono con le stesse liste che li hanno supportati nel primo turno. Nei giorni scorsi c'era stato il tentativo di Giancarlo Silveri che aveva allargato a Pierluigi Biondi con riscatto popolare. Ma questo appello è caduto nel vuoto e l'ufficialità di fatto dice che nessun apparentamento ci sarà in questo tiratissimo ballottaggio. Le altre forze in campo erano state già del resto chiare dall'inizio sul fatto che non avrebbero dato nessuna indicazione di voto. Così la Cimoroni, candidata della Coalizione Sociale, così Trifuoggi dell'Aquila Polis. Stessa cosa per il Movimento 5 Stelle. Intanto Casa Pound ha preso le distanze dalle affermazioni dell'avvocato aquilano Maurizio Dionisio, che aveva spiegato di voler dirottare i suoi voti al primo turno destinati alla loro candidata Claudia Pagliariccio, al candidato di centrosinistra Merico Di Benedetto. La posizione da lui espressa, dicono, non è quella ufficiale del nostro movimento. Lui parla esclusivamente a livello personale. Restiamo sempre all'Aquila, dove si è svolta una sessione dell'Assemblea Annuale di Confesercenti, in diretta anche con Roma, Torino e Palermo, alla guida nazionale appena eletta una donna, il servizio di Daniela Rosone. Per la prima volta l'Abruzzo ha ospitato una sessione dell'Assemblea Nazionale di Confesercenti. L'associazione che rappresenta il terziario e la piccola impresa italiana ha tenuto la sua assemblea annuale in diretta da Roma, Torino, Palermo e L'Aquila. Nel capoluogo di regione l'appuntamento all'auditorium del parco, alla presenza di vertici istituzionali, politici, religiosi e militari. Il giornalista Nicola Porro ha condotto un talk show al quale in diretta dalle sede collegati hanno partecipato Sergio Chiamparino, Chiara Appendino, Luciano D'Alfonso, Massimo Cialente, Rosario Crocetta, Leoluca Orlando, il ministro Calenda e altre personalità della politica. Allora, per la prima volta l'Assemblea Nazionale di Compesercenti si svolge all'Aquila perché la scelta, la scelta ovviamente signore, per signore, il momento delicato che la, regione, che la nostra regione sta attraversando. E anche per i buoni risultati che la nostra organizzazione sta ottenendo negli ultimi anni all'interno di questa regione. Abbiamo avuto l'elezione della nuova presidente, è legatissima alla nostra regione, è legata all'Aguia, è la presidente di Feder Franchising, è stata ospite della nostra regione qualche mese fa e ci auspichiamo che spesso torni e ci avviamo un percorso insieme unanime. Sono 13 i varchi ZTL che a Pescara saranno dotati di telecamere pannelli e pannelli luminosi per indicarne l'attività. Entro un paio di mesi i lavori per una somma di 65.000 euro eh, saranno completati e le telecamere messe a regime. Nessuna modifica invece per le ordinanze istitutive delle zone a traffico limitato che restano invariate. Assessore, i varchi di Pescara saranno dotati eh, di eh, telecamere ma soprattutto di display per avvisare eh, che in quel momento è attiva o no la ZTL? Sì, esatto, secondo me è un, è un fatto molto importante per, per aumentare l'efficacia e l'efficienza di questo servizio. Eh, quindi sì, metteremo telecamere, stanno già nell'arco di due mesi, saranno installate, sono già in corso di installazione queste telecamere, riposizionate in un modo appunto, più efficiente rispetto a quello attuale e poi ciascun varco avrà appunto, un display per indicare che il varco è attivo o non attivo, questo mi pare che insomma, ci porti un po' una, verso una modernizzazione, un miglioramento dell'efficacia della gestione di questo, di questo servizio, in alcune zone per esempio la cosiddetta ZTL ambientale di Via Regina Margherita viene attualmente chiusa il sabato e la domenica con una transenna e con la presenza di vigili che, insomma, oltre a impegnare personale che potrebbe fare altro, non è del tutto eh, efficace e sicuro dal punto di vista della circolazione. Invece, con questa telecamera e con appunto, il display, la cosa potrà essere gestita in modo molto più eh, vantaggioso per tutti. Durante la conferenza stampa avete sottolineato anche il problema del grande lavoro eh, che occupa gli uffici comunali per i permessi temporanei. Allo studio c'è anche un sistema automatizzato. Sì, questo è una cosa che vorremmo assolutamente fare. Si parla di 1800 permessi che vengono rilasciati annualmente per gli accessi temporanei alla ZTL, che è un'attività rutinaria e non richiede. Eh, grande, grande impegno dal punto di vista intellettivo, ma richiede invece mh, il dispendio di tempo e di energie. Anche qui potrebbe essere usato questo tempo per fare altre cose. Quindi stiamo pensando a un sistema, un software, a un uso di una. Con, con, per esempio con gli smartphone delle, delle applicazioni, eh, come si fa già in altre città, stiamo guardando alcuni esempi, Bologna, Varese, eh, cercheremo questo l'anno prossimo, non fa parte di questo progetto, di andare in questa direzione anche, anche noi a Pescara. Inaugurato a Colle Corvino il nuovo centro di raccolta rifiuti della Rieco, un passaggio che dà ulteriore spinta ai buoni risultati della raccolta differenziata del comune della Valtavo. Giordano De Luca è il presidente della Rieco S.P.A. Oggi a Colle Corvino una giornata importante per l'apertura di questo centro di raccolta. Oggi diciamo, finalmente dopo un percorso chiudiamo questa bella, bella iniziativa eh, dove abbiamo realizzato un centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata porta a porta che comunque già da appena attivata dal 2015 ha dato subito i suoi risultati. Questa bella iniziativa sicuramente andrà a migliorare la gestione della raccolta dei rifiuti nel comune di Colle Corvino dove consentirà alla popolazione tutta di poter conferire anche non solo nei giorni prestabiliti dal calendario ma anche negli orari e nelle giornate in cui questo centro sarà aperto per conferire tutte le tipologie di rifiuto che eh, diciamo, gli utenti producono. Quindi la completezza della raccolta dei rifiuti differenziati sul nostro territorio e questo eh, centro di raccolta perché porta a completezza tutto ciò che non si può, cioè, si può differenziare a casa ma non si ha la possibilità o perlomeno se si ha la possibilità ma con grosse difficoltà. Oggi invece abbiamo dato un servizio in più alla nostra collettività perché nei tre giorni per il momento di apertura settimana quindi qualcuno ha la possibilità di smaltirli subito, correttamente, rispettando l'ambiente. Apriamo la pagina di Sport, partiamo ovviamente con il Pescara con la trattativa in stand-by con la Juventus per Mamadou. Culibali, il Delfino cerca di piazzare altri pezzi pregiati del suo organico. La settimana appena iniziata è decisiva perché queste operazioni vanno ratificate entro fine mese per motivi di bilancio. Il servizio è di Andrea Costantini. Vincenzo Fiorillo, Francesco Zampano, Cristiano Biraghi e Leian Memuschai. Quattro nomi intorno ai quali ruoterà il mercato in uscita del Pescara. Quattro nomi che potranno permettere al Delfino quelle manovre per poter dare più equilibrio al bilancio. Manovre da portare a termine entro la fine del mese. La partenza di Fiorillo non è una priorità. Il portiere genovese a Pescara sta bene, ma tutto può essere rimesso in discussione dalle richieste delle neopromosse Spal e Benevento. Ecco che una sua partenza ora non è da escludere. Leidian Memushai è blindato da un contratto col Pescara a scadenza 2021 su di lui c'era il Bologna poi si sono fiondate dalla Svizzera il Sion dalla Francia il Lille nelle ultime ore però si sta registrando l'interesse del Benevento con l'ex tecnico Baroni dunque intenzionato a fare spese in riva all'Adriatico mirando a calciatori allenati tre stagioni fa anche il centrocampista albanese a Pescara sta benone e andrebbe via solo in caso di offerta gratificante per il Pescara e per il calciatore stesso si allunga la lista di pretendenti per Cristiano Biraghi, Sampdoria Udinese e Chievo erano già in fila Ora si aggiunge anche il Cagliari, specie se dovesse partire Murru. Biraghi potrebbe esserne il perfetto sostituto. Su Zampano ci sono sempre gli occhi della Sampdoria e per un genovese blucerchiato come lui potrebbe trattarsi di un ritorno a casa. Intanto è praticamente fatta per Albano Bizzaria Ludinese. Senza la salvezza il portiere argentino è andato in scadenza. Se per i giocatori citati c'è del mercato, più difficile per i DS Leone Pavone sarà piazzare i difensori Code Stendardo, ancora sotto contratto e che per età e propensione agli infortuni non stanno attraendo delle offerte. Una loro partenza agevolerebbe il tentativo di rinnovo di Ugo Campagnaro, cui sarà proposto un contratto legato alle presenze. Sul fronte entrate è una settimana decisiva per Simone Andrea Ganz. Quando il Verona non eserciterà l'opzione, l'attaccante potrebbe arrivare al Pescara, ma sul giocatore di proprietà della Juventus è piombato il Genoa col presidente Preziosi pronto ad un nuovo sgarbo e che potrebbe spingersi fino all'acquisto del cartellino del centravanti. Sfumato Vido, destinato al pari di Pessina all'Atalanta, il Pescara si è rifatto sotto per Marco Tuminello della Primavera della Roma e nelle ultime ore si registra un ritorno di fiamma per Pierluigi Cappelluzzo. Attaccante del Verona ha indossato il bianco-azzurro fino a 12 mesi fa, collezionando 9 presenze ed un gol con la gestione di Massimo Oddo. E questo pomeriggio a Teramo presentazione del tecnico, del neotecnico bianco-rosso Antonino Asta e del nuovo direttore sportivo Giorgio Repetto. E allora andiamo ad ascoltare alcuni passaggi fondamentali della conferenza di questo pomeriggio. Antonino Assa, benvenuto innanzitutto a Teramo, pronto per questa nuova avventura che dovrà essere di rivincita per Antonino Assa, ma soprattutto per il Teramo. Sì, grazie del, eh, di quello che mi dai, è ben arrivato, ma altrettanto voglio, voglio fare io, eh, ringraziare la società che, che mi ha scelto in quello che sarà un nuovo percorso. E quindi come dicevi bene tu, entrambi abbiamo voglia di, di rivalsa. Io arrivo da, da un campionato, da un esoro un po' strano, ero nei playoff, quindi veramente è stata, è stata mal digerita da parte mia. La società dopo un'annata così un po', eh, così, eh, un po in chiaro chiaroscuro ha voglia di, di, di far bene entrambi. Eh, vogliamo per prima cosa non promettere grandi cose. La prima cosa, vogliamo una salvezza tranquilla. Questo è l'obiettivo. E poi, strada facendo, vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Ma quello che dicevo, quello detto anche ai tuoi colleghi, voglio che questi ragazzi eh, diano tutto in campo per il bene della città, della società e dei tifosi. Il presidente Campitelli in conferenza stampa ha detto questo per il Teramo: è l'anno zero. Come si vede, Antonino Assa come tecnico dell'anno zero del Teramo? Ma sono, sono anche abituato a questo, ho trovato squadre dove dovevi costruire da zero, squadre in cui invece, eh, fatte di, di magari di esperti, di giovani, quindi non, non è per me una, una preoccupazione assolutamente. Adesso è il momento di, di pensare veramente già a progettare una nuova squadra. Stiamo già lavorando nel pensiero, quello mio, che sarà di, 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 di avere una squadra in campo che sia brillante, una squadra che, che possa avere delle idee di gioco, quello mi preme e, e in base a quello cercheremo di... Di riconfermare qualcuno, altri no, e di prendere dei giocatori funzionali al nostro progetto. Eh, Giorgio Repetto, innanzitutto benvenuto a Teramo, l'attende un eh, lavoro complicato, ma se vogliamo tempisticamente anche abbastanza compresso perché il contratto è di un anno e il Teramo ha bisogno di ripartire. Va bene, un anno di tempo sarebbe già buono, ma non è non ce l'ho, il problema è che già abbiamo 15-20 giorni. No, io credo. Abbiamo da risolvere questa situazione dei contratti in essere, per cui giocatori che non, non hanno sfondato nelle simpatie dell'agenda, gente, nelle simpatie della, della società, quindi do, do, dovremmo essere bravi a trovare altre collocazioni. Chiaramente ci vuole un po' di tempo e quindi ci vuole un po' di pazienza da parte di tutti e, e poi riuscire a, dopo riuscire a mettere insieme una squadra che possa essere... E quella più vicina alle idee dell'allenatore. La scelta di Antonino Asta, lei ha detto in conferenza stampa c'erano 4-5 nomi che abbiamo sondato, perché la scelta poi è caduta proprio su di lui? No, ma lui aveva un target precisissimo, ha fatto molto bene, come diceva i tuoi colleghi. Io ho visto molto il Monza suo perché seguivo per conto del Chievo Finotto, Vita e Asta, e, sì, Asta e Valagussa tre giocatori che ci interessavano. Sono giocatori giovani, del 93-2 Pofinotto non so ma su per giù dovrebbe essere anche lui vicino, era il 2012-13, quindi li faceva giocare che avevano 19 anni, hanno fatto molto bene, li ha lanciati, la squadra era molto bella da vedere, aggressiva, simpatica, veloce, segnava, insomma ha vinto il campionato, a me è piaciuto molto, poi chiaramente uno prova. A fare due o tre telefonate, 4 o 5 perché si... poi a incontrare qualche, qualche allenatore perché è giusto avere anche un'idea di altri, ma insomma, la, la, il, la, il primo della lista era Asta. E rimaniamo a Teramo, ieri ultimo atto per la manifestazione giovanile organizzata dalla FC Bonolis, dedicata alla figura di Carmine Rodomonti. Le impressioni del figlio. Carlo è del vicepresidente della Bonolis, Luca Di Domenico. Vediamo. Carlo, a che effetto fa avere questo torneo intitolato a tuo padre? Tutto, tutto giovanile. Eh, è sicuramente una bella sensazione, nel senso che la città di Teramo è capace di ricordare, di onorare la figura di mio padre in modo significativo. L'ho fatto recentemente con, eh, con il premio Caramiano Rodomonti, sempre con l'associazione Bonolis. Questa credo sia ancora più vicina allo spirito di mio padre, nel senso che il settore giovanile è probabilmente la parte più sana, pura e libera da costrizioni, anche se un po tutti quanti vogliono fare la Serie A, però è forse la fase migliore del calcio, anche eh, sia i ragazzini che gli alleatori sono quelli che si dedicano in modo più umano e vivo, quindi è un bel, è un bel link legare ai giovani la figura di mio padre. Luca Di Domenico come vicepresidente della FC Bonoris facciamo un po' un bilancio di, questo, di questa stagione che si è andata a concludere. Sì, è stato un bilancio sicuramente positivo perché quando vediamo il sorriso dei nostri ragazzi vediamo che comunque tante famiglie ci si congratulano con noi per il lavoro che stiamo svolgendo e sicuramente... Dietro a tanto lavoro che c'è, è sicuramente un momento di grossa soddisfazione, quindi, arrivare a fine anno anche un po' stanchi, però, eh, vedere ecco, il sorriso delle famiglie, il sorriso dei bambini è sicuramente una, una grossa soddisfazione per noi. Magari non me lo dirai o magari è troppo presto, ma c'è qualche ragazzo teramano interessante sul quale magari il Teramo potrà puntare in futuro. Sì dai diciamo che, che è ancora presto per, per valutare queste cose. Sicuramente abbiamo dei bambini molto molto interessanti, eh, molto interessanti perché siamo cresciuti a livello numerico, quindi anche sulla quantità diciamo che si fa anche una buona selezione. Eh, ogni anno cerchiamo ecco, di inserire dentro degli istruttori qualificati, cerchiamo di migliorarci ogni anno eh, per cercare di, di, essere, ecco, di, di, di tendere alla perfezione della scuola calcio. Ovviamente senza mai dimenticare quello che è lo spirito di una scuola calcio, no? il fatto che comunque prima di tutto i bambini debbano divertirsi, i bambini devono stare sereni, i bambini devono imparare delle regole. E questo era anche il nostro ultimo servizio, il TG6 torna domani alle ore 14, domattina alle 8 la nostra rassegna stampa. Per il momento è tutto, vi auguro una buona notte.